Generale, se ci vacciniamo ne usciamo. Vacciniamo ne usciamo, questo è il segnale. Noi dobbiamo vaccinarci, è uno dei pilastri fondamentali per uscire e per poter far sì che possiamo sempre di più avere libertà, ma soprattutto produrre e intercettare la ripresa economica. Messaggio chiaro quello del generale Francesco Paolo Figliuolo, il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, in visita in Abruzzo insieme al capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio. Dopo Pescara la visita si sposterà nel pomeriggio all'Aquila. Il commissario ha fatto il punto della situazione in Abruzzo, ma non solo. Che per me questo è un po' un ritorno a casa, perché è dal 74 che faccio le mie vacanze a Silvi Marina, quindi queste zone le conosco bene. Poi sono anche alpino, l'Abruzzo è una terra di grandi alpini, quindi bisogna sempre ricordarlo, di questi splendidi monti. Questo è un hub vaccinale da 24 linee, è uno dei migliori che ho visto durante queste visite che sto facendo insieme all'ingegner Curcio. E questo è un segno di bella Italia, cioè qui c'è un'integrazione fra il privato, quindi la Confindustria locale che ha messo a disposizione quest'area, questa infrastruttura, la città di Pescara, qui ringrazio il sindaco, la regione, il presidente, qui abbiamo l'assessore alla sanità che sta tenendo saldamente il pugno in questa campagna vaccinale. Passiamo all'aspetto nazionale, i vaccini. Allora, questo, il mese di maggio è un mese di transizione, io mi aspetto 17 milioni di vaccini. Stanno arrivando, arriveranno con cadenza settimanale, così come li avete visti giungere in questa prima settimana, e ci daranno modo di tenerci sull'obiettivo. L'Abruzzo è sull'obiettivo, l'Abruzzo nei giorni scorsi è arrivata quasi a 13.000, li ha superati, il suo target è vicino ai 12.000, è capace di arrivare a 15.000 ma anche a 20.000 somministrazioni, perché noi ci dobbiamo preparare per giugno, quando avremo dei vaccini che arriveranno, affluiranno in maniera molto più abbondante dei 17 milioni. Quindi in questo mi sento di rassicurare il sindaco e il presidente della regione. I dati dell'Abruzzo sono confortanti per ciò che riguarda i numeri assoluti, un ottimo dato per i fragili, e questo fa onore alla regione Abruzzo. Poi, come ha detto l'assessore, è chiaro che c'è l'orografia, la compartimentazione del terreno. Questa è la terra del Gran Sasso, quindi dobbiamo fare qualcosa in più per mettere in sicurezza i nostri anziani. Diciamo, l'Abruzzo in questo momento è leggermente sotto media, ma ce la possiamo fare. Abbiamo già discusso assieme anche con i prefetti e chiaramente invieremo dalla prossima settimana altri 3 team della difesa, team mobili, che si integreranno con quelli già presenti e con quelli della regione, per essere dedicati nei villaggi rurali, nei villaggi montani, a vaccinare persone anziane e fragili.